giornata di consultazioni oggi per l'ex numero uno della Banca d'Italia e della BCE, Mario Draghi. I partiti sembrano aver il grimaldello dalla loro parte per scardinare definitivamente lo Stato. Draghi, non dimentichiamolo, non è un benefattore dell'umanità, per nulla. È un uomo della BCE, dei poteri fortissimi, non forti, e ci stiamo mettendo nelle loro mani. I 5 Stelle, il 10 e l'11, dovranno votare sulla piattaforma se vorranno partecipare a questo esecutivo. Russo, chissà cosa voteranno, se sì o no, non è dato sapere per il momento, però le indicazioni sembrerebbero quello di un appoggio senza se e senza me, senza male, esecutivo Draghi, con tecnici e politici, un governo misto, tecnico-politico, molto probabilmente non conforme alla Costituzione italiana. Il fatto che Draghi sia stato voluto a gran voce da Mattarella non fa ben sperare o presagire per il meglio. Il voto è una chimera. Nel 2023 si voterà, se si potrà votare, se questa pandemia non avrà avuto la meglio sull'umanità? Non credo. Comunque nei giorni prossimi, o nei prossimi giorni, sapremo di che esecutivo l'Italia dovrà sopportare e subire per i prossimi circa 2 anni.